Buonasera a tutti, mi sentite? Ok, allora, benvenuti a questo breve talk che parleremo sulla cattura di movimento umano con sensori inerziali. E sicuramente molti di voi avete già visto un po' di che si tratta nello stand, però per cominciare vorrei farvi vedere un esempio di cosa si parla concretamente quando parliamo di cattura umana, cattura di movimento umano. Ari, proviamo a... Allora, Arianna, lei è Maria Betania. Allora, lei è Maria Betania, l'Arianna indossa in questo caso una serie di sensori. Sì, proveremo a fare una veloce calibrazione, una cattura. È probabile che qua ci sia un po' di interferenza elettromagnetica, per cui non venga completamente bene, però vediamo come viene. Vamos. Ok, in questo caso stiamo facendo la procedura di calibrazione. Andiamo a vedere. Ti muovi? Ok, bene, questo parliamo quando parliamo di cattura umana, cioè del movimento umano con sensori inerziali, sì? Sì, se vuoi. Basta, passiamo al prossimo. Allora, cominciamo. Mi presento, io sono Bruno, io vengo dal mondo dell'animazione, della creazione di interfacce tangibili. Sono anche un animatore di Blender e un docente tecnologico. Appunto, parleremo della cattura di movimento umano. Partiamo dall'inizio del problema. Noi quello che ci serve è catturare delle pose, sì? Dobbiamo catturare delle pose a intervalli irregolari. Questa è una cosa che si fa da tanto, okay? Prima quello che si catturavano erano delle pose bidimensionali, sì? Catturando delle immagini in sequenza possiamo dopo riprodurre il movimento umano o altri tipi di movimento nello schermo. Però in questo caso, quello che ci serve è catturare dell'informazione sintetizzata del corpo umano in modo da poter utilizzarla in processi di creazione 3D per muovere dei personaggi tridimensionali. Vi chiedo di alzare la mano a chi è più o meno familiarizzato con i processi inerenti alla creazione 3D, come per vedere se entro in più dettagli. Che forse entro in più dettagli. Chi conosce cos'è il rigging? Ottimo. Spieghiamolo un pochino velocemente. Allora, il rigging è un processo mediante il quale possiamo associare un'armatura, io la chiamo armatura, si può chiamare in tanti modi, armatura è come si chiama in Blender, che è il programma che uso e mi piace. Questa armatura, come nel caso... Ah, lei si sta muovendo ancora. Ottimo. Vediamo di far vedere l'armatura. Sì, sono quel... Puoi fare dei movimenti per farli vedere? Sì, sono quelle cose bianche che stanno dentro il personaggio. Sì, il personaggio in sé non è altro che... Se poi puoi fermarti. Non è altro che una chiamata mesh, una griglia, sì, una serie di punti piazzati nello spazio connessi tra di loro con delle ariste e alla sua volta queste ariste vengono connessi con delle facce, sì? Questo insieme forma una superficie che descrive un volume di quello che chiamiamo oggetto 3D. Questo oggetto 3D è, diciamo, rigido. Una volta creato, sculpito, modellato, non si muove. Si può deformare manualmente, diciamolo così, però, non so se vi immaginate, fare un'animazione in questo modo sarebbe piuttosto scomodo. Invece, tornando al rigging, quello che facciamo è fare un scheletro come questo, associarlo con un processo più o meno complicato al modello e spostando, muovendo questo scheletro, muoviamo il modello. Ok? Questo è il rigging, questo è il processo, diciamo, uno dei processi a cui vogliamo arrivare con la cattura dei movimenti. Allora, diciamo, questa armatura, lo scheletro del corpo umano e quello di molti animali,
può essere sintetizzato usando una semplificazione del proprio scheletro biologico, no? Ognuno di questi os può essere pensato, per ora, come se fosse un segmento piazzato in uno spazio tridimensionale. Sì? Il segmento ha un inizio, una fine e basta. Il problema con cui ci troviamo adesso è come possiamo fare per ottenere a tempo reale, mentre il performer si muove, la posizione tridimensionale di tutti i punti che compongono tutti i segmenti di questa armatura. Questo è il primo problema che qui ci troviamo quando vogliamo fare cattura del movimento umano. Bene, ci sono due grandi due famiglie di metodi. Uno è il metodo ottico. In questo metodo si piazzano non dei sensori, ma dei marcatori ottici nel corpo del performer, cioè delle cose che si vedono, possono essere pezzi di nastro scotch, per capirci, palline bianche, palline con una luce, sì? E invece la parte sensibile di questo sistema è piazzata nei dintorni, in uno studio. Sono delle telecamere, delle telecamere ad alta velocità, quello che sia, però delle telecamere normali, o anche infrarosse, che in un array catturano da diversi angoli i movimenti di questi marcatori nel corpo del performer, dopo quell'informazione viene triangolata e si ottengono le posizioni tridimensionali di tutti questi marcatori nello spazio durante il tempo. Okay? Questo metodo è molto preciso, diciamo quello che si utilizza normalmente nell'industria cinematografica di alte prestazioni, cioè le grandi megaproduzioni, appunto è molto costoso, è molto preciso. E una delle qualità che ha è che l'area di cattura è limitata, sì? È limitata allo spazio disponibile nello studio dove si realizza. Invece l'altro metodo, quello inerziale, di cui ci occupiamo noi, questo metodo funziona grazie all'integrazione temporale dei dati inerziali a partire da una posizione iniziale data. Qua cominciano le definizioni un po' matematicoidi, che possono cominciare a diventare un po' difficili, però io vi chiederei, o faremo un modo di cercare di concepirle con un po' di intuizione, sì? Questa cosa dell'integrazione dei dati inerziali nel tempo. Consideriamo che io sono il soggetto da misurare, sono un punto nello spazio, la mia posizione iniziale è questa. Io, come punto, mi sposto, no? Nello spazio, misuro il tempo mentre lo faccio, ho misurato che in questo spostamento ci ho messo metti 3 secondi. E se io conosco l'accelerazione che ho avuto mentre mi spostavo, posso derivare la velocità che ho avuto mentre mi spostavo. Alla sua volta posso derivare lo spostamento, cioè la distanza la distanza che ho fatto mentre mi spostavo, sì? Una cosa del genere parliamo quando parliamo di integrazione temporale dei dati inerziali. Questo metodo è molto più economico che quello ottico. L'area di cattura è illimitata, noi possiamo andare fuori a un parco, portarci il nostro computer, come la signorina che è molto felice con la sua valigetta, dove può portare tutto il suo tutta la sua attrezzatura di motion capture, però è meno preciso che il metodo ottico e diciamo esiste il rischio che ci sia una deviazione della posizione reale nel tempo, sì? È un metodo che funziona per ci possono succedere dell'accumulazione di errori, ok? La base di questo metodo è il chiamato sensore IMU, che vorrebbe dire unità di misurazione inerziale. Tecnicamente parlando, questa unità è composta di un giroscopio che misura accelerazione angolare, cioè quanto velocemente un corpo sta ruotando, sì?
in un asse determinato. Normalmente usiamo tre assi, no, per queste cose, per avere una cattura tridimensionale. Un accelerometro che misura quanto velocemente un corpo si sta spostando nello spazio linearmente, sempre in tre assi. E a questi due, che sono il vero e proprio sensore IMU, si aggiunge il magnetometro, che viene incluso in denominazione IMU perché è, cioè, l'utilità che si ottiene al combinare questi tre è grande, per cui alla fine spesso uno si riferisce a sensore IMU parlando di questi tre. Il magnetometro non è un sensore inerziale, è una sorta di bussola tridimensionale, sì? Quello che cattura o riesce a percepire il magnetometro è un vettore tridimensionale che punta nella stessa direzione del campo magnetico in cui si trova. Normalmente il campo magnetico in cui si trova nel pianeta Terra un sensore un magnetometro è il campo magnetico terrestre. Se ci avviciniamo molto a, per esempio, una cassa che ha una grande calamita dentro, sicuramente le misurazioni del magnetometro non indicheranno precisamente al nord, però possiamo dire che in linea generale indica al nord. Ok? L'interessante di questi sensori che si costruiscono con una tecnologia chiamata MEMS, sì, sistemi microelettromeccanici, e che vengono costruiti con delle tecniche sviluppate dell'industria dei semiconduttori, per cui la sua costruzione è alla fine molto economica. Sì, questi sensori sono arrivati a dei prezzi veramente bassi, sono molto molto accessibili. E questo si verifica nella grande proliferazione di questi tipi di sensori che troviamo ovunque. Cioè, tutti i cellulari hanno un sensore del genere, si trovano questi sensori nei vari controller dei videogiochi, nelle macchine, i sistemi di cattura a movimento inerziale stanno cominciando a fiorire e diffondersi tantissimo. E questi sensori sono molto interessanti nella sua costruzione. Se mi date un attimo, vi voglio far vedere un modello. Sì, qua avete due scansioni e un diagramma di una delle parti fondamentali di questi sensori. L'interessante è che riescono in dimensioni piccolissime, in uno spazio molto piccolo, a includere microprocessori, e parti meccaniche, sì? C'è una parte che processa normalmente come fanno tutti questi semiconduttori, e un'altra parte sono delle, diciamo, parti mobili, come delle molli o dei pesi, contrapesi, ma in uno spazio minuscolo. E questo, non so se si vede bene, è un modello di come funziona, diciamo, molto schematicamente un accelerometro. Esiste una parte fissa e una parte mobile, entrambi vengono incrociate in forma di pettine. Cioè, questo è un modello, probabilmente esistono vari modi di farle, però diciamo, è un modo molto intuitivo di capire che sta succedendo. Questa parte meccanica rossa viene legata alla parte fissa con delle molle, chiamiamole così, delle cose elastiche, microscopiche. Quando la parte fisica si sposta nello spazio, per inerzia, la parte mobile, diciamo, rimane. Faccio una prova. Se si sposta di là, questa parte rimane qua. Se si sposta di là, questa parte rimane qua. Se io posso misurare la distanza tra i denti di questo pettine, potrei avere, diciamo, la accelerazione lineare in questo asse. Se io moltiplico strutture del genere in tutti gli assi, potrei misurare l'accelerazione lineare in tutti i tre assi. Il giroscopio funziona in modo simile, solo che un po' più complesso, il magnetometro non ha niente a che vedere. Però, appunto, la parte interessante è questa cosa di inclusione di parti meccaniche e microscopiche in un integrato, un circuito integrato. Allora, bene, siamo partiti che avevamo bisogno di catturare delle posa, dei punti tridimensionali in movimento. Sappiamo che abbiamo a disposizione questi sensori che sono molto convenienti. Sappiamo che in questi sensori abbiamo la
accelerazione lineare, come vi ho fatto vedere prima con questo esempio, si può dell'accelerazione lineare si può ottenere la traslazione nello spazio. Allora, per fare una cattura inerziale, l'unico che ci vuole è prendere i dati dell'accelerometro, integrarli nel tempo e ottenere la posizione in ogni momento temporale. No? Più o meno facile, con una formula del genere più o meno ci si riesce. In teoria questo è vero, il tema è che in pratica no. Questi sensori danno questi dati, però li danno sempre con un certo errore. Sono parecchio precisi, però non abbastanza come per fare direttamente un'integrazione del genere e ottenere la posizione. Bisogna trovare un altro metodo. Se cercate, forse in YouTube a casa, non so come dire, ottenzione di posizione mediante accelerometri, vedete un sacco di video, gente che fa delle simulazioni, si vede quanto velocemente la posizione simulata si differenza da quella reale dell'oggetto. Adesso non lo faccio vedere perché non c'è molto tempo. Dicevo, possiamo usare un altro metodo, leggermente più complicato. E possiamo rilevare la posizione di ogni punto mediante spostamenti angolari, sì, usando gli spostamenti che ci dà il giroscopio, cioè gli spostamenti che possiamo derivare dai dati del giroscopio, basicamente quelli che ci dà il giroscopio. Sì, se noi consideriamo, sempre pensando a questi segmenti lineari, tridimensionali, consideriamo un segmento di cui conosciamo la posizione del punto di inizio e punto di fine. Sappiamo che questo segmento, pensiamolo bidimensionalmente prima, questo segmento si sposta angolarmente di tot gradi. Attorno a uno dei suoi estremi, no? Applicando questo spostamento possiamo ottenere la posizione finale del punto, cioè la seconda posizione del punto finale del segmento. Siamo d'accordo più o meno? Anche se non è chiarissimo matematicamente, a livello intuitivo possiamo dire di sì, no? E possiamo anche essere d'accordo che la stessa cosa è vera per una serie di segmenti consecutivi. Consecutivi vuol dire che la fine di un segmento è legata all'inizio dell'altro. Per cui quando uno si sposta, diciamo, si porta all'inizio dell'altro segmento. Okay? Se noi applichiamo spostamenti angolari tutti questi segmenti a partire da una posizione iniziale data, otterremo la posizione successiva. E fino a qua stiamo arrivando a una possibile soluzione, però le cose cominciano a complicarsi leggermente, si sono già cominciato a complicare un bel po', però si continuano a complicare un pochino quando passiamo dalle due dimensioni alle tre dimensioni. Perché adesso, cioè quando siamo in tre dimensioni, gli spostamenti angolari sono parecchio più complessi. Prima ci serviva un valore scalare per esprimere uno spostamento angolare, cioè una rotazione, chiamiamola così. Adesso non ci serve più uno, ma minimo tre valori per esprimere questo spostamento angolare. Questa rappresentazione minima di uno spostamento angolare, usando tre valori, viene chiamata angoli de Eulero. Sì? È la rappresentazione più intuitiva per noi esseri umani. Sì? È quella che si cerca di usare sempre che si fa 3D, sempre che si possa. Vedremo dopo perché in questo caso non si può. E questa appunto è molto intuitiva. È tipo, se io conosco... dico che questa è la mia posizione iniziale, la mia rotazione iniziale, e io mi dico a me stesso di ruotare 30 gradi nell'asse Z e 15 gradi nell'asse X, ho fatto uno spostamento angolare preciso, espresso in angoli de Eulero. Sì? Si spreme la rotazione in X, Y, Z in un ordine determinato e si arriva a uno spostamento angolare. Questi angoli di Eulero hanno dei problemi che sono particolarmente notori quando si fa cattura inerziale, cioè quando si fa rigging in generale. Questi due problemi sono il gimbal lock, che ha un nome in italiano, non me lo ricordo mai. Qualcuno lo conosce? No? Va bene. Gimbal lock, chiamiamolo in inglese.
e la difficoltà dell'interpolazione tra due orientamenti. E qua vi farò vedere un paio di esempi che saranno molto illustrativi per chi fa 3D, forse chi fa 3D lo conosce già, ma a me mi sembra carino farvi vedere questa cosa. Vediamo un po' questa problematica del gimbal lock. Anche ci serve un po' per capire di cosa parlavamo quando parlavamo di angoli di Eulero. In questo caso abbiamo una scena 3D. Nel centro della scena 3D c'è un aeroplanino. E questo aeroplanino è legato a delle figure in forma di anello che possono girare soltanto in un asse. Per esempio questa può girare soltanto nell'asse Z. Questa qua può girare soltanto nell'asse Y. Sì, vediamo che quando giriamo questa, giriamo anche quella dell'asse Z. E questa esterna può girare soltanto nell'asse X. Quando giriamo questa, giriamo tutti quelli che stanno dentro. Va bene. Questo, diciamo, è una rappresentazione visiva degli angoli di Eulero. Se, guardate che succede quando noi giriamo, in questo caso l'asse Y, quello che sta al centro, diciamo, lo giriamo di 90 gradi. Apparentemente tutto a posto, però se fate attenzione in questo caso concreto, cioè in questa rotazione concreta, l'asse Y, l'asse Z e l'asse X coincidono e in questo orientamento noi perdiamo un grado di libertà. Sì? Non possiamo più, non abbiamo tre assi per girare, possiamo soltanto girare in due. Perché se io giro e l'asse X, o se io giro e l'asse Z, il risultato nell'aeroplanino è lo stesso. E questo è il caso particolare del gimbal lock. Sì, scusate, non mi ricordo più il nome in italiano. È un blocco, cioè, questa rappresentazione è un momento in cui si blocca. In pratica quello che succede, se lo usiamo per fare cattura inerziale o per fare animazione scheletrica, quello che ho chiamato rigging prima, a un certo punto, ci sono tanti ossi muovendosi in tante direzioni diverse, succederà più di una volta che questi ossi passano per questo gimbal lock. Un essere umano lo vede e può risolverlo in qualche modo, un computer quello che fa è continuare a interpolare linearmente i valori e quello che si vede è uno scatto nella rotazione. Questo chiaramente in un'animazione non serve perché ci rompe l'illusione dell'animazione. Per cui questo già da solo è una grande ragione per non usare angoli di Eulero nella rappresentazione tridimensionale di ossa di animazione scheletrica. Passiamo a vedere il secondo problema. L'ho chiamato difficoltà di interpolazione. Come l'ho chiamato? Difficoltà di interpolazione tra due spostamenti angolari, chiamiamolo così. Allora, innanzitutto, la conoscete a lei? Chi la conosce? Grande. Come si chiama? Susanne. Allora, lei, scimmietta, si chiama Susanne. Ve la presento, lo faccio sempre perché non è una forma 3D qualsiasi, è Susanne, la scimmietta di Blender. Blender è sempre questo programma che continuerò a ripetere, un gran programma di realizzazione 3D. E consiglio a chiunque faccia 3D di provarlo almeno o e usarlo per imparare a usarlo perché è molto carino. Tutti i programmi 3D vengono con una forma complessa come per fare delle prove. La tipica è la teiera che viene con 3D Max e questi qua. Invece Susanne ha quest'altra forma molto bella, sempre un pochino più complessa delle primitive, chiamata Susanne. Ha tutta una storia molto interessante da scoprire. chi voglia informarsi vada a vedere la pagina Wikipedia di Susanne. Fatta la presentazione passo a parlare del problema. La Susanne di sinistra, la vostra sinistra pure, sì, quella verde, ruota, ha una piccola animazione, espressa in angoli di Eulero. Invece quella blu fa la stessa rotazione, dal stesso punto iniziale e punto finale da quella verde, però questa usa una rappresentazione degli spostamenti angolari, delle rotazioni, più complessa, che dopo vi spiego qual è. Se uno lo guarda così, apparentemente i movimenti sono uguali, però guardate che succede,
quando io seguo l'animazione, no? Questa animazione farà un loop, dopo torna indietro, ok? Però guardate che succede, guardate per esempio il mento di Susanne, la traiettoria che fa. È uguale tra i due o sono diversi? Dovrebbero essere uguali, no? Perché noi stiamo facendo un'interpolazione lineare. Chi conosce i programmi 3D può capire che queste linee rette vogliono dire che l'interpolazione è lineare. Però invece lo spostamento angolare di entrambi è diverso. In particolare, quella della rappresentazione complessa traccia, diciamo, col mento, vediamo, cerchiamo di guardare il mento, un arco perfetto, sì? In una sfera immaginaria, traccia un arco. Invece l'altra, appunto, fa una cosa tipo così, è arrivato, no? Traccia tipo, diciamolo, una S. Questo è perché quando si interpolano linearmente gli angoli di Eulero, si fa un'interpolazione lineare tra i valori, diciamo, tra i valori scalari dei tre angoli, quello che non viene non è un... Cioè non è il minor percorso possibile tra due punti, è qualcosa di diverso. E questa cosa comincia a complicarsi quando si passa, per esempio, da 10 gradi a 350 gradi. Lui invece di fare l'arco più piccolo, di 20 gradi, ti fa tutto il giro, a meno che non si consideri quel caso in speciale. Questo, finiamo il parentesi, grande, sui problemi degli angoli euleri, e così via, e passiamo a vedere, visto che questi angoli di Eulero non si possono usare, che altro sì possiamo usare. Eravamo qua, continuiamo. Si possono usare due cose con dei nomi molto fighi. Una sono le orientation matrix, in altre sono i quaternioni. E anche qua non voglio entrare in troppi dettagli. Quello che bisogna sapere è che per il caso delle catture inerziali, noi dobbiamo trasmettere da un hub, da un processore centrale che Arianna ha qua dietro, che in questo caso è un computer tipo Raspberry, al PC, questa informazione di rotazione, e chiaramente, visto che dobbiamo trasmettere dei valori, se possiamo usare una rappresentazione minima è più comodo, cioè più o meno ampiezza di banda. L'orientation matrix viene espressa con 9 valori scalari, invece il quaternione viene espresso con 4, per cui già di base ci risulta più conveniente. In più, al di là delle caratteristiche matematiche, vorrei aggiungere che il quaternione è un nome molto figo, e dire che si lavora con quaternione è una cosa che fa una certa... colpisce un pochino. Non è vero, realmente no. Uno, chi lo fa vuole pensare che sia così. Ok, siamo arrivati al punto in cui vi devo dire la verità: questa cosa dei segmenti tridimensionali non era completamente vera. Un osso tridimensionale, di quelli che si usa in rigging, è composto sì di un segmento, sì, che viene definito da, diciamo, il chiamato head, il chiamato tip, c'è la base e la testa, o quello che sia, quello è un vettore tridimensionale, però in più deve avere un quarto valore, che in questo caso viene chiamato roll, sì, che sarebbe la rotazione in se stesso, in quell'asse che viene definito per tipi head. Con questi quattro valori possiamo essere tranquilli che stiamo esprimendo una rotazione in un modo preciso. E adesso possiamo fare la citazione. Allora, questi tre valori sono un quaternione? Non precisamente, sono altri tre valori. Il quaternione ci risulta comodo perché immagazzina, diciamolo così, questi quattro valori che servono per esprimere la rotazione di un osso, però lo fa in un modo un po' indiretto. Questo modo indiretto fa sì che la matematica sia a volte molto più semplice. Se lo volete vedere, si vede che l'angolo, parte dell'angolo viene contenuto nei quattro valori dei quaternioni, e invece ognuna delle coordinate del vettore viene contenuta negli ultimi tre valori di là.
Va bene, ho fatto una grande parabola, in realtà solo per dirvi questo, che per fare cattura inerziale l'unico che ci serve è ottenere lo spostamento angolare, cioè la rotazione, orientamento, come vogliamo chiamarla, di ognuna delle parti del corpo, a tempo reale posso aggiungere, però basicamente è quello. Se noi sappiamo l'orientamento di ognuna delle parti, siccome la lunghezza delle parti normalmente, a meno che succeda qualcosa di strano, non cambia, possiamo fare questa cattura inerziale. Fino a qua siamo arrivati già almeno a una conclusione. Ci rimane il problema di come prendiamo i dati dei sensori e li trasformiamo in un orientamento. Sì? Pensiamo nel... Abbiamo detto, ricordate l'esempio dei segmenti che ruotano, che abbiamo fatto poco fa? Associando velocemente possiamo pensare che il giroscopio ci dà un'informazione molto utile per implementare una cosa del genere. Sì, ci dà spostamenti angolari, ci dà accelerazione angolare, possiamo ottenere gli spostamenti angolari considerando che il periodo temporale è, cioè durante un periodo temporale dato questa accelerazione angolare è costante. Ok, ce l'abbiamo, proviamo a farlo. Ok, andate indietro. Anche qua fare questo da solo non serve. Anche qua il giroscopio ci dà un errore e se integriamo direttamente gli spostamenti angolari, cioè l'accelerazione angolare non viene. Ti dà una cosa di diverso. Possiamo correggere questo rumore, questo offset che ci consegna il giroscopio con dei filtri, però comunque esistono altri sistemi per correggere le deviazioni del giroscopio usando delle misurazioni assolute, dei riferimenti assoluti. Una prima proprietà fisica che possiamo misurare sempre usando questi sensori, che ci serve per cominciare a creare un sistema di riferimento assoluto e cominciare a correggere questo errore, è il vettore della gravità. No? Allora mettiamolo così, la gravità è una forza, no? Che ci spinge tutti verso il basso, verso giù. L'accelerometro, come il nome lo dice, misura accelerazione. Però che succede? Pensate in questo modello. Questo modello sta così, se questo ha delle molle rimarrà al centro. Pensate se questo si mette in questa posizione, chiaramente la distanza verso il basso sarà minore che quella verso l'alto perché la gravità lo spingerà verso giù. Se un corpo è in riposo, cioè non si sta muovendo localmente, questo vettore misurato dall'accelerometro punterà sempre verso giù, verso il basso. E quello è un primo riferimento assoluto con cui possiamo cominciare a creare questo sistema che ci permetta di correggere gli errori del giroscopio. Un altro riferimento assoluto che possiamo ottenere sempre con questi sensori è di là, cioè è una direzione orizzontale determinata. Per ottenere una dimensione orizzontale determinata possiamo misurare il campo magnetico terrestre. Salvo alcune eccezioni nel pianeta Terra, il campo magnetico terrestre è più o meno parallelo a Terra, diciamolo così. Tranne, non so se vedete nel disegnetto, nel polo nord e il polo sur è completamente perpendicolare, però normalmente nessuno va al polo nord e al polo sur per fare cattura del movimento, per cui possiamo stare più o meno tranquilli. Questo campo magnetico a livello locale è più o meno orizzontale, ma non completamente, sì? Ha sempre un grado di inclinazione. Però usando l'asse verticale che abbiamo ottenuto con l'accelerometro possiamo estrarre il componente orizzontale di questo vettore gravitazionale misurato. Già con questi due assi abbiamo un quasi completo sistema di riferimento. Possiamo completarlo con un terzo asse che, dipende dal tipo di rappresentazione, andrà a destra e a sinistra, però sarà sempre perpendicolare a questi due, per cui abbiamo già un sistema di riferimento assoluto. Questo vuol dire che se uno prende un accelerometro e un magnetometro, li appoggia da una parte, misura e fa tutti questi calcoli, possiamo sapere già l'orientamento nello spazio.
non ci serve il giroscopio. Però, chi mi sa rispondere? Possiamo prescindere dal giroscopio per fare cattura del movimento umano? No, perché lo dice là, no? L'accelerazione ce l'abbiamo, l'accelerazione lineare ce l'abbiamo. Abbiamo detto, con magnetometro e accelerometro, possiamo fare cattura del movimento umano e basta? Cioè, non usare il giroscopio? Com'è? Sì, è vero. Cioè, appunto, quello che succede è che il primo asse con cui abbiamo partito per fare questo sistema di riferimento assoluto lo abbiamo creato considerando il corpo in riposo. Cioè, un corpo in riposo, effettivamente, quando si muove, stiamo cioè, diciamo, quel vettore che stava puntando... Se è un angolo, è un'accelerazione, un misto. No, possiamo capirlo, però il primo asse, questo blu, l'asse blu, diciamo, quello che punta verso il basso del sistema di riferimento assoluto, comincerà a tipo dondolare. Ricordate l'asse verde, quello orizzontale, prendevamo il componente orizzontale in riferimento all'asse blu, per cui già tutto comincerà a essere un po' sbilenco. La risposta è utilizzare dei sistemi che diciamo, utilizzano come input questi 9 valori, 3, 3, 3, giroscopio, accelerometro, magnetometro, e tirano fuori, diciamo che utilizzano il sistema di riferimento assoluto creato nel modo come l'ho descritto, più l'integrazione dei spostamenti angolari per creare un insieme coerente e più o meno stabile. Questi algoritmi si chiamano algoritmi di sensor fusion, o filtri di sensor fusion, o filtri di altro tipo. E questa slide si titola Madwick perché ultimamente Madwick, l'algoritmo che ha creato questo signore Madwick, è diventato un po' la norma, lo trovate un po' dappertutto, in tutte le applicazioni che utilizzano un IMU o un magnetometro, alla fine quasi tutti stanno usando Madwick. Esistono altri, sistema ONI, che ne so, sono, allora, sull'implementazione di questi algoritmi vi posso dire poco, sono piuttosto complessi a livello matematico, però l'interessante dal nostro punto di vista che per esempio quello di Madwick è completamente open, si trova online, se scrivete questo cognome viene fuori, è molto facile da usare per chi ha un minimo di capacità di programmare, è una funzione che ha 9 input e ha 4 output, cioè l'output è un quaternione e basta. Quello che bisogna sapere per utilizzarlo è quello. Poi, se volete approfondire, ci sono tutti i paper pubblicati. E poi, quello che ci manca è l'implementazione fisica, che non è nemmeno troppo complessa. Appunto, questo è un insieme di cose non troppo complesse, però forse quando uno la deve fare tutte insieme, niente, un minimo di difficoltà ce l'ha. Che abbiamo? Abbiamo là, a sinistra in alto, l'IMU, no? Il sensore. Poi bisogna comunicarsi in un qualsiasi modo, cioè dobbiamo arrivare in qualsiasi modo a un computer o un qualsiasi cliente che ci permetta di visualizzare o immagazzinare o processare questi dati di posizione, diciamo le pose. Mettiamolo che un computer, può essere anche un telefonino. Come arriviamo là? In questo caso, in questo sistema, utilizzo un protocollo che sarebbe stato pensato per fare comunicazione tra integrati dentro un'unica scheda, però è più o meno robusto e si può stendere per pochi metri in cavi e con una configurazione come questa funziona decentemente. Questo protocollo è l'A2C. La problematica con cui ci troviamo è che spesso questi sensori, allora questo protocollo per funzionare deve comunicarsi con degli address, sì? Ogni, diciamo, slave deve avere un address determinato. Se più di un slave ha lo stesso address, da una parte non sanno, cioè, entrambi rispondono, il protocollo, il canale di comunicazione collassa, ogni slave deve avere un indirizzo diverso, però tutti i sensori, tutti i produttori di sensori IMU danno il sensore con un address
fisso, cioè costruito in hardware o minimamente configurabile, però tendenzialmente si può configurare solo un bit, per cui ci serve un qualche modo di sia multiplexare sia tradurre l'indirizzo. Quasi si applica un traduttore di indirizzo e anche un multiplexer. Arriviamo a un'unità di processamento centrale, che in questo caso è una Raspberry, che si incarica un po' dello scheduling, cioè di leggere in ordine tutti questi sensori, comunicare col sensore nel suo linguaggio e chiedere i dati precisi, e fare questa sensor fusion, cioè applicare il meccanismo, l'algoritmo di Matwig o quello che si scelga. Poi alla fine, la parte interessante di questo sistema in particolare è che il modo in cui si trasmettono i dati al cliente finale, cioè, si utilizza un protocollo completamente aperto che è OSC, non so se l'avete mai sentito nominare, qualcuno l'ha sentito nominare? Era un protocollo che può lavorare sopra UDP, tendenzialmente UDP, però anche TCP, è molto conosciuto nell'ambito degli arti performative, delle performance vivo, della trasmissione dei dati per musica sintetizzata. È una sorta di MIDI evoluto. MIDI lo conoscete, no? Si usa per le tastiere, per i sintetizzatori, cose del genere. Anche per il controllo delle luminarie negli spettacoli. Bene, sono protocolli che basicamente quello che fanno è fare dei pacchetti in un modo determinato, in modo che tutti siamo d'accordo in come si leggono. Dicevo, l'interessante è che usare USC vuol dire trasmettere questi dati in un modo che è chiaro per tutti, sì? Che basta andare alla pagina di OSC, leggere come si fa per interpretare questi dati, che è molto facile, o scaricare una qualsiasi libreria disponibile per quasi tutti i linguaggi di programmazione attuali, e ricevere i dati OSC. Qua ci viene l'orientamento in forma di quaternioni di ogni ossa, insieme al suo ID o al suo label, e ci basta, dopo un minimo di matematica, applicarlo ad ogni ossa a tempo reale. Diciamo che con quello, detto in modo grossolano, si ottiene una cattura di movimento dal punto di vista fisico. Stiamo finendo, per cui ci sono domande su questo schema o su... Bene, è una bella domanda. Il sensore non sa niente di dove si trova il punto di partenza e il punto di arrivo. Il sensore è l'unico che sa, l'unico che ti dà. Come? No, nessuno sa dove sta nessuno. Quella è la cosa interessante. E questa intuizione che hai avuto, cioè questo modo di pensare, è quello che ho avuto anche io all'inizio. Il primo che mi è venuto in mente era pensare nella posizione dei punti, sì? E cercare di ottenere questo spostamento. Quello sì si può fare con i metodi ottici. Sì? Sì. Le palline, si mettono nelle articolazioni, nei punti che si deve trovare. In questo caso no. La distanza dei punti deve essere determinata a priori. Quello che si fa, è costruire, vediamolo qua, questa armatura. Vediamo se riesco a farlo vedere. Questo è un modo molto casereccio di farlo, però... Oh, non ce l'ho. Oh sì. Eccola. Vedete, questa è Arianna, questa armatura è stata costruita per farla coincidere con il suo corpo. Per cui... la distanza la devi determinare, in 3D, te. Poi, puoi implementare degli operatori che costruiscano armatura a partire dalle misurazioni del corpo. Io ti do questa misura, questa qua, l'altezza, e una serie di misurazioni, costruisco un'armatura con delle proporzioni precise. O si modella in base al performer. No, perché
cioè diciamo per la cattura ti conviene fare uno scheletro uguale, poi quello scheletro lo modifichi, o boh, allora quello che succederà è che si cambi le proporzioni, se lei per esempio si deve portare un panino in bocca, tutto cambierà, perché con le sue rotazioni questo panino finirà qua o là o vai a sapere. Se, che ne so, se vuoi fare questo troll, forse un'opzione è per visualizzare usando l'armatura con le proporzioni del troll. Per cui forse il performer, per portarsi il panino, metti che il troll si deve portare un panino in bocca. Il performer deve fare così, forse. Okay? E, a prova errore, finisci con la tua armatura, la tua animazione di troll mangiando panino. Sì. O se queste catture si possono chiaramente modificare dopo, è spesso quello che si fa. Diciamo, una cattura difficilmente viene pulita da utilizzare. Viene quello che viene, si cerca di fare tante prove, tante calibrazioni per ottenere il miglior possibile, ma dopo molto probabilmente verrà ritoccata da un animatore. Altre domande? Assolutamente. No, no, si può assolutamente fare anche con una mano. Anzi, qua ci stanno, ho visto anche altri progetti che si specializzano nella cattura di mani. Questo progetto qua ha un'intenzione molto più generalista, cioè che possa essere, l'idea è che sia un framework per creazione di sistemi concreti di cattura inerziale, un framework hardware software. Sì? Cioè che chi sia interessato può accedere a questo framework, a questo kit, finire di costruirlo a casa e utilizzarlo e basta, o modificarlo per creare nuovi sistemi. Per esempio, cambiare questa configurazione per farla, per usare soltanto una mano, richiederebbe soltanto rimpicciolire i componenti di questo di questa PCB. O implementare per esempio dei sensori di torsione. L'unico che ti interessa è la torsione del dito, puoi implementare sensori di torsione. Se devi fare questo già devi forse pensare nei IMU o un altro sistema. Però è completamente espandibile. Puoi anche espanderlo per fare cattura di faccia. Quello che si fa è piazzare una telecamera qua e catturare i gesti dell'attore e dopo processarli per ottenere cambiamenti in una faccia virtuale e così via. Altre domande? Sì, allora abbiamo finito. Questo progetto in particolare lo potete seguire qua su cordata.cc, per ora vi redirezionerà a un sito di Hackaday dove potete, vi consiglio di seguire il progetto se siete interessati in avere aggiornamenti. Adesso ci troviamo in fase di sviluppo, l'idea è di lanciare questo framework hardware software a metà dell'anno prossimo, in modo che sia disponibile per essere utilizzato. Se siete interessati pure, vi chiedo qua di passare e lasciarmi in contatto, che vi manderò aggiornamenti sulla prosecuzione di questo progetto. Niente di newsletter, cioè semplicemente piccoli aggiornamenti concreti di in che situazione stiamo. Potete anche venire a trovarci a un coworking a Garbatella, dove stiamo lavorando, Worko, trovate anche qua il sito. Metti la slide, per favore. Eccola. Non so se l'avete visto prima, non lo stavo vedendo. Sito di cordata del progetto di cattura motion capture. Sito di Worko, il coworking dove stiamo lavorando. Questo sono io. Mi potete scrivere là per domande, suggerimenti, offerte di collaborazione. Cioè, questo è un progetto open, ancora non pubblicato perché stiamo lavorando per farlo pubblicabile, però siamo chiaramente aperti a tutti i tipi di collaborazione, anzi ci piace condividere tutto. E che altro? Di lasciare cosa qua, già il contatto ve l'ho già detto, potete anche prendere qua volantini e grazie. Sì, credo che non via.